Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto dalla redazione in studio Mariangela Salvalaggio. Sono 47 bambini ucraini, tra cui uno di appena un mese e mezzo, arrivati ieri a Cavagnolo, ospiti della comunità Siloe e della protezione civile della regione, dopo un viaggio di quasi 50 ore tra treno e pullman. Oggi anche in Piemonte ci saranno iniziative dedicate alle vittime del Covid. I casi nella nostra regione aumentano, ma l'incidenza è più bassa di quella italiana, 375,78 rispetto al valore nazionale di 727,9 ogni 100.000 abitanti. Questo emerge dal pre-report settimanale del Ministero. La vera criticità restano i bambini senza vaccino. Via libera dal Consiglio dei Ministri alle misure in vigore dopo la fine dello stato di emergenza. Dal 1 aprile via il Green Pass per bus, metro e hotel. Niente certificazione verde all'aperto, la didattica a distanza solo per i contagiati, l'obbligo di mascherine al chiuso o all'aperto in caso di assembramenti fino al 30 aprile. L'addio al Green Pass dal 1 maggio, stop al pass rafforzato per gli over 50 sul posto di lavoro. L'obbligo del vaccino resta solo per i sanitari, ma solo fino alla fine dell'anno. Il Covid uccide il 20% in più dell'influenza stagionale. Ora c'è la prova scientifica da uno studio delle Molinette su 300 pazienti in terapia intensiva sottoposti a ossigenazione extracorporea. Smentito dunque uno dei principali argomenti dei Novax. 100 giorni senza pioggia, le poche gocce delle ultime ore non risolvono la siccità record in Piemonte. Anche le speranze riposte nella tradizionale instabilità di marzo sono state dunque trette. Dalla prossima settimana torna infatti l'alta pressione, sinonimo di bel tempo. Il calcio, Torino a Genova senza Sanabria, al Ferraris assenti anche DG e Pellegrini. Nella Juventus Locatelli positivo al Covid, non ci sarà con la Salernitana. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.